fitness plan è uno strumento essenziale nella cassetta degli attrezzi di chi intende lanciare una nuova iniziativa imprenditoriale, una startup. Essenzialmente dobbiamo capire, quando andiamo a preparare il nostro business plan, che il business plan è un documento rivolto all'esterno, un documento per farci conoscere, per presentare la nuova iniziativa. Non è un piano strategico, non è un piano operativo, serve invece a contattare soggetti esterni che possono essere i più diversi, manager che vogliamo coinvolgere nella nostra startup, banche o istituti finanziari diversi, soggetti che vogliamo coinvolgere nel capitale della iniziativa o partner commerciali, industriali con i quali avviare una collaborazione che sia una joint venture, sia una integrazione delle attività. Quindi la finalità del business plan è quella di coinvolgere questi soggetti facendogli capire innanzitutto la bontà del business, bontà che alla fine si misura in termini di redditività, di ritorno sul capitale, facendogli capire che noi conosciamo il business, lo abbiamo in mano e soprattutto lo sappiamo guidare, quindi non solo sappiamo effettuare delle previsioni, ma siamo in grado a priori di sapere come comportarci se queste previsioni non si dovessero realizzare esattamente come previsto. Quindi se dovessimo avere ricavi maggiori o inferiori a quanto previsto, se qualche situazione dovesse cambiare. Una premessa essenziale: dobbiamo attirare l'attenzione di qualcuno. Il business plan deve essere un documento di sintesi. Non esiste una regola aurea sulle dimensioni del business plan. Sicuramente un documento che superi le 30-35 pagine rischia di non essere più efficiente, rischia di stancare il lettore che magari sulla sua scrivania ha più opportunità da valutare oltre alla nostra. Quindi la sintesi è uno degli elementi chiave nella redazione del business plan. Nella parte qualitativa, oltre a presentare noi stessi, essenziale, in particolare se siamo una startup, dobbiamo farci conoscere, dobbiamo dire chi siamo e cosa abbiamo fatto. Dopo la presentazione del team, bisogna presentare al nostro interlocutore l'idea imprenditoriale, la nostra formula imprenditoriale che andiamo ad adottare. Vogliamo essere il più sintetici e il più pratici possibile. La formula imprenditoriale risponde a tre domande: cosa facciamo, cosa offriamo, a chi lo offriamo, come lo offriamo. Quindi, qual è la nostra offerta in termini di prodotti e servizi? Qual è il mercato al quale intendiamo rivolgerci all'inizio, in prospettiva, nel tempo? Con quale struttura? Struttura di produzione, struttura commerciale, struttura amministrativa. Dall'analisi e dalla presentazione di questi tre elementi fondamentali della formula imprenditoriale scaturiscono poi una serie di considerazioni, di domande, di analisi che ci permettono poi di tradursi in numeri per andare a completare la parte economica del business plan, la seconda parte. Quindi, analizzando la formula imprenditoriale, guardiamo qual è la nostra offerta, cosa offriamo? Dobbiamo intanto identificare un prodotto, un servizio, un processo, cosa presentiamo sul mercato. A che prezzo intendiamo venderlo? Con quale modello di ricavi intendiamo fare delle vendite ripetitive? Intendiamo stabilire dei contratti di assistenza? Dobbiamo definire quale sarà appunto la nostra formula e il nostro modello di revenue. La comunicazione: qual è il mercato a cui ci riferiamo? Un mercato business to business, business to consumer? Come lo sezioniamo geograficamente? E via andare, analizzeremo poi quale sarà la nostra struttura in termini appunto di produzione, struttura amministrativa, commerciale, cosa ci serve per realizzare il nostro business. Tutto questo lo traduciamo nella parte numerica in appunto numeri, in valori. Stabiliremo e definiremo i nostri conti economici previsionali, di conseguenza le situazioni patrimoniali e finanziarie, i flussi di cassa. Il tutto su un orizzonte temporale che non deve essere inferiore ai 3 anni e che ragionevolmente non deve superare i 5 anni, anche perché è difficile credere a previsioni che vadano oltre i 5 anni. Nella parte numerica bisogna anche essere in grado di inserire
una serie di scenari eventuali. Quindi far capire a chi va ad analizzare il nostro business plan come siamo pronti ad agire se non si dovessero esattamente realizzare le nostre previsioni. Ipotizziamo che le nostre vendite abbiano molto più successo rispetto al previsto. Come siamo in grado di finanziare questa crescita? Dobbiamo far vedere che sappiamo già come muoverci nelle situazioni migliorative o peggiorative. E comunque quindi abbiamo la capacità noi di guidare il business e non di subirlo. Chiudiamo con una piccola considerazione. Il business plan, abbiamo detto, è rivolto all'esterno e allora non bisogna temere poi di concludere il documento con un'offerta. Lo presentiamo a qualcuno non solo per far vedere quanto siamo bravi e quanto siamo belli, ma per chiedergli qualcosa. Quindi chiudiamo il business plan esplicitando quella che è la nostra richiesta al singolo interlocutore. Se vogliamo chiedergli di partecipare al capitale, gli diremo che quota di capitale siamo disposti a cedergli, a che condizioni. Se abbiamo bisogno di un finanziamento, gli chiederemo qual è l'ammontare del finanziamento che siamo disposti, di cui necessitiamo, e quali sono i termini, le condizioni al quale prevediamo di restituirglielo. Quindi nessuna timidezza, se siamo convinti del nostro business, lo vendiamo ai nostri interlocutori.